siedono così, seduta Fendi. Fendi? Seduta, brava. Ecco, questa è una loro posizione, poi si sdraiano, fanno quando si mettono a terra, sono la sfinge, sono così. Come le leoni? Sì, sì, così, proprio. Non è che a volte stanno così, così, così. La genetica viene. È la genetica di migliaia di anni, no? Non c'ho niente da mangiare da dopo, qua il cane è molto particolare, dopo, non si vede a casa, il cane, a casa, è rarissimo. Anche a me sembra che ecco, vedi, tu avessi tu in Italia. Dopo. Fendi, cosa fai? Cosa fai? Non voglio. Secondo. Vieni. Terra. Giù. Vieni qui. Terra. Bravissimo. Ecco, ora non può fare la posizione sì, perfetta, ma anche scomoda perché è scomoda, certo, certo, se non stare fermo, sì, sì, c'ha la postura proprio da sarebbe spinti. Così da quindi è un cane anche che da retta comunque è un cane comunque che vuole vivere il massimo per lei, vivere in famiglia, no? Quindi chi trova in famiglia coniglio, gatto, altri cani è protettiva in modo buono, eh? Sì, sì. Trovi una famiglia equilibrata, bravissima. No, trovi una famiglia equilibrata e poi se trovi una famiglia invece dove c'è violenza, eccetera, sono cani importanti, Fa saputa gestire, quindi non è un cane Non è consigliato come primo cane. No, ecco. Questo va gestito perché si prendono loro possesso della famiglia, poi sono. Ci sono conseguenze, sì, sì, sì. Però lei. E poi tu la porti al ristorante, la porti alle feste, le porti sì, io la lascio lì al ristorante. Lei anche ora siamo venuti via, c'erano soprattutto gli stranieri che fanno questi signori del Belgio. Cioè, io ho avuto due principi che vanno insieme, diciamo, come fai? Io l'ho abituata così, c'è un posto, ristorante così come il tuo, io dico vado in bagno da solo, la lascio lì. Bella, ritrovo così che guarda dove mi. Questa è anche una tanto. Devo dire che il 95% delle persone è meno intelligente di quelle che conosco io. Magari non sono stato fortunato, ma. Però. Almeno c'è soddisfazione. Però devo dirti che veramente impara ed è più brava di me. Bella, no, rapporto al cane è una cosa bellissima. Sì. Mi piacerebbe tanto anche a me averlo. Posso averlo al momento, ma. Io sono in un appartamento, vivo in un appartamento, però il cane mio me lo gestisco, lo porto in tutta Italia, lei ha cambiato, non esagero, ma con la nave siamo andati, oltre la Sicilia c'è. No, ma lì sarà Formentera, No, ma lo dico proprio. Vabbè, non fai niente. Niente, praticamente l'hanno messa in questa celletta. Ah, certo, c'era quella. Non era abituata quando hanno aperto. È schizzata nel reparto dove c'erano i camion, le macchine, no? Sì. Malta era andata. Ah, ecco, sì. E lì veramente ho detto, oddio, se posso lo evito, non voglio. Sì, perché lì la chiusura è piccolo, la cosa. Sì, no, poi non era abituata, è scappata, ha avuto paura. C'era caldo. Vuoi uscire? Ora usciamo. Tra un pochino usciamo. Manca poco per arrivare a casa. Tranquilla che ora usciamo, Pochissimo. Con l'aria, guarda. Sì, io non ho bisogno di. Quello vero fermo. Quello. No, dov'è Gianluca? Mi nascondo. Dov'è Gianluca? Dove sono? Dove sono? Dov'è? Vieni qua. Vero? Ora usciamo, Stiamo per arrivare, ma un altro sta per arrivare a casa. Siete in vacanza? No, io vivo qua. Io ora vivo a Lugano da bello. 3 anni e mezzo. Facciamo un po'.